Quando stiamo? Lo stiamo? Quando stiamo? Ti cambi con la maglia che fai schifo. Ciao signori, benvenuti a un nuovo video, io sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati in un nuovissimo vlog. A Malpensa. Minchia, stiamo per cazzo fai? Stiamo per partire e andare dove? Ma andiamo chi? Dove? Aio. Aio, andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna, raga, e tanto per cominciare ho la valigia che è già rotta, il manico non si tira su e mi tocca bestemmiare. Porco! Sei onesto te. Te maschio alfa. Fisco lui che sale off the mezzo pubblico and comincia a sudare a merda. Questo qua con i pantaloni lunghi, minchia, oggi sono a 70 gradi. Questo sta piangendo. Sta vacanza è partita bene, raga. Stiamo andando a prendere l'aereo. Lo guida Luke. Indovinate un po'. Vai, sì. Prima di partire abbiamo il bagaglio a mano. Abbiamo il bagaglio a mano. E ovviamente solo metterlo in stiva. Il corvo di 8 Mile. Viene dal ghetto. Viene direttamente dal ghetto. Dalla strada. Qui con me stai guardando altro con me. Raga, siamo appena arrivati in hotel, domani vi faccio anche il video della camera perché adesso c'ho lo sbatti gigantesco, voglio andarmi a fare una doccia e fare semmai anche la cacca. Abbaia, raga, abbaia. Bam! Bam! Indovinate un po' l'uomo sudore cosa sta facendo. Buongiorno signorine, e siamo già al secondo giorno perché ieri sera siamo tornati a casa, siamo andati fuori a bere qualcosina. Eravamo morti. Qualcosina. Cheat. Cheat. Adesso vi faccio vedere un attimo a camera, siamo in un hotel, come si chiama? Aura. Ambrogio. Hotel Ambrogio. Hostel. Hotel Ambrogio Hostel parte 3. È un hotel 3 stelle. Cazzo fai apparecchi lì? Qui c'è il letto dove dorme Luke, dove dormo io, qui dorme Dave e Bini, indovinate chi lo succhia chi o chi Dave, a chi. E qui dentro c'è il bagno, però c'è Dave che sta stronzeggiando. Stai cacando? Zio porco. Sì, sta cagando raga, si sente proprio dalla spinta. E niente, ci stiamo preparando che andiamo in spiaggia, non sappiamo dove andare. Abbiamo anche noleggiato una macchina, la 208 di... Oh, te lo buco. Beh, per fortuna abbiamo anche uno con le tette in questa vacanza. Bella figa. Ciao Daniel San. Dove stai andando Daniel San? Buonasera. Raga, ci stiamo facendo 200 metri a piedi e più. Perché abbiamo dovuto lasciare la macchina inculata perché non si trova un cazzo di parcheggio. E se si trova costa un fottio. Di che spiaggia stiamo andando? Buscio di culo di cavallo. A Buscio de Cavallo. Capo a coda di cavallo. Capo coda de cavalla. Maiala la cavalla. Indovinate chi è quel tonno là? Grande. Raga, ci sono le cose, ma che schifo! C'è l'erba nell'acqua. Siamo in un porto, non ci potremmo neanche stare qua. Ma noi ce ne freghiamo là, no? È vero sì o è vero no? Oh, cazzo, mi sono inciampato sott'acqua, raga. Ma stai scherzando? Me ne incazzato, Luke. Oh, c'è un unicorno. Me lo compri l'unico? Strano che mangia. Strano che mangia, figa. Quello è il famoso gonfiabile di Dave con la corona, no? Che bella figa che sei. Tua madre. Brum brum motorette. Brum brum marmitoni. Panini. Coccomelli. Il bello che Calovi è stato un'ora al sole e è diventato del 4% più bianco. Complimenti. Minchia raga, ci stiamo facendo tutta la costa a piedi per trovare un posto mezzo discreto dove ci sia un po' di gente. Prima là c'erano delle belle spiagge e con la sabbia, il problema è che erano così, murato. Qua siamo nel Bronx, nel nulla siamo, eh.
pochi yacht, pochi soldi. Ciao Dave, stai scegliendo la pizza? Ciao. Cosa prendi Teo? Gorgonzola assato. Io la prendo leggera, crema al peperone, mozzarella, salsiccia piccante, tropea, gorgonzola. Per star leggeri, per star leggerissimi. E invece mi vio, un celentano. Adriano Celentano. Buongiorno fiorellini! Stiamo andando in spiaggia, sono lì, le 8 meno un quarto, stiamo andando in spiaggia alla Zinta. Alla Zinta stiamo andando, c'è già traffico. È bella la Sardegna, però c'è traffico. Tantissimo, troppo. Siamo sul lungomare Riccione qua, eh? Vero o no? Vai, fai le pubblicità. Non mi paga la Red Bull, lo sai, vero? Pago io la Red Bull. Raga, abbiamo comprato un ombrellone qua da far paura. 5 euro. Primo vento che tira lo troviamo là. Vi faccio vedere, là in fondo lo troviamo. Spaccato. Su quello schifo là. Proprio su quell'isola là. Questa è la vita. Faccio vedere un po'. Com'è? Com'è sta? Cazzo, c'ho il dritto al sole. Guarda qua, mi prende. Raga, glielo dite voi per favore. Noi abbiamo pensato questo. Adesso gli diamo un cazzotto in testa. Sviene, lo lasciamo al sole e prende un po' di colorito. Se io la prendo la lancia in acqua, poi ci pesto sopra. Non succede niente. Esatto. Perché se ti togliamo il costume, ti tiriamo un cazzotto e ti sdraiamo sulla spiaggia, non ti trova più nessuno. Bestia questa. Questa tattica, ti ho visto toccare il sole. Vieni su, vieni già adesso. Ha dato un 5 a Gesù e ti è tornato indietro. Gente che si alza mani, insomma, non ti sei neanche bruciato oggi. No. Raga, stiamo andando a fare un giro in centro ad Olbia, più o meno. Centro. Siamo nel ghetto, ragazzi. Siamo nel ghetto. E rifacciamo le pastiglie qua, zio. E niente, per vedere se riusciamo a trovare qualcosa, tipo souvenir, cazzi strani, robe così. Così vi faccio vedere pure Olbia. Benvenuti a Olbia. Aiù. Se venite a Olbia, sapete dove andare. Un night club. E vi faccio vedere i posti più esclusivi di Olbia. Questi sono i vlog con i belli. Night club. Esatto. Prostata. Sì, torna a casa per cena, dia. Beh, si fa, eh? Si fa così. Salutami Gino. Ciao Gino. Ciao Gino. Che schifo. Ma forse a lui gli dà fastidio la parola omosessuale. E io invece la dico. Omosessuale. Che merda. Non vedo l'ora di tornare a lavoro. Che schifo. Fisso. Proprio c'è, proprio. No, non ci siamo, raga, non ci siamo. Cos'è sto schifo? Che merda. Cosa vendono lì? Vendono la droga lì. Sono i bracciali, vendono i bracciali. Mi stanno seguendo. Raga, siamo in centro ad Olbia, c'è centro, nella via centrale di Olbia, stiamo andando a fare un giro. Vi voglio portare nel centro storico e farvi vedere un pochettino com'è Olbia, visto che non ve l'ho fatto vedere, avete visto solo mare, quindi è giusto che vi porto anche questo. E ci andiamo a piedi, e tipo ci vuole una mezz'oretta, però intanto ci facciamo una passeggiata. Un po' di gamba che tira. Intanto c'è Luke che fa delle foto. Saluta Antonio.
Una cosa figa che mi sono dimenticato di dirvi, che nel centro storico di Olbia ci sono dei graffiti molto fighi, almeno abbiamo visto comunque su Google così, quindi vi farò vedere anche quelli. Sì. Signori, che spettacolo è! E come vi ho detto prima, ci sono un sacco di murales, sono parecchio fighi, raga, ma parecchio. Cala la notte! Ok, via che si va, dai, sali su che andiamo. Comunque abbiamo finito di girare più o meno il centro, siamo venuti in questa zona dove c'è il ponte e c'è anche, vabbè, qui il mare, ci sono queste barche un po' così, un po' belline, tipo quella là, non so se riuscite a vederla, raga, perché è molto buio, purtroppo con la GoPro faccio un sacco fatica al buio, e questo è un po' che mi frena la GoPro, ci vorrebbe su macchina guarda fotografica. Guarda, ostia, c'è un tonno, non si vede, raga, non guarda si vede. Grosso. Non si, con una pantegana. Una pantega. Domani non lo so, probabilmente andremo a Porto Cervo a visitare questa zona. E niente, anche perché domani è l'ultimo giorno, poi si torna a casa. Solita vita, no scherzo, parto per Vicenza, però non lo vloggo Vicenza. E quindi forse andiamo a Porto Cervo e vi faccio vedere anche un po' quella zona lì, perché vi ho fatto vedere solo spiagge, vabbè, siamo andati solo in spiaggia. Ce la diamo oggi pomeriggio, stasera, presto, molto presto. Ci abbiamo l'aereo alle 17:40. Ma non stiamo andando a fare i ricchi a Porto Cervo noi? Andiamo a Porto Rotondo. Possiamo tornare giù e facciamo Porto Rotondo. Andiamo a Porto Cervo, raga, a fare i vips, come avevo detto ieri, andiamo a fare un po' così, un tour. Jazzy. Minchia dei rondondonzi e dorororororo. Guarda, come stanno male, che schifo, raga, voglio tornare a casa subito. Comunque abbiamo fatto la foto artistica, questo è il gran sasso della Costa Smeralda. Che schifo, andiamo a casa, ti metti la maglia, sei così. E niente, raga, che dire, anche Natale è finito. Anche Natale è andato. Va avvicinato, avvicinate tutti. E niente, ragazzi, concludo con questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Dove siete andati voi in vacanza? Fatemi sapere qui sotto nei commenti dove siete andati in vacanza. Io sono andato in Sardegna. Vero o no? Vero. Alla Costa Esmeralda. A vedere le pecore. E io. Quindi. Sì, come al solito. Vi ricordo. Vi ricordo. Iscrivetevi al canale. Lasciate un commento. Un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook. Tutti quei link sono in descrizione. Noi signori. Ci vediamo alla prossima. Ci beva su. La gente morta. È ora di nominare due persone da mandare al televoto. Dave. Bravo. Perché in questi sono il nome piaciuto.